Siamo a Napoli davanti alla prefettura. Si è appena concluso il presidio che è stato convocato dall'USB perché stamattina, poche ore fa, a Roma è successo un fatto gravissimo. Un fatto che a mia memoria in questo paese non si vedeva da più di 100 anni, direi onestamente. Cioè, i carabinieri, forze dell'ordine, entrano nella sede del sindacato, tra l'altro nella sede centrale del sindacato USB, Unione Sindacale di Base, e dicono che sono lì su segnalazione di una telefonata, di più telefonate, c'erano voci che si rincorrono e che si smentiscono, alla ricerca di quello che hanno chiamato inizialmente di un deposito di armi. Sono state mobilitate 3 pattuglie dei carabinieri, sono arrivati i comandanti e hanno poi effettivamente svolto la perquisizione all'interno del locale dell'USB. Noi siamo con Enzo De Vincenzo, che è il segretario regionale in Campania dell'Unione Sindacale di Base, che ci può spiegare meglio come sono andate le cose, qual è lo stato dell'arte. Già vi dico che alle 17, da via dall'aeroporto, alla sede dell'USB, ci sarà una conferenza stampa nazionale che noi seguiremo per cercare di seguire meglio tutti i fatti. Beh, come diceva Giuliano, effettivamente questa cosa non si ricorda nella storia passata degli ultimi, diciamo effettivamente degli ultimi 70-80 anni, cioè anche negli anni 70, diciamo anni diciamo abbastanza duri dal punto di vista dello scontro di classe, non ci ricordiamo sedi sindacali perquisite da carabinieri alla ricerca di armi. Oggi è avvenuta questa cosa qua nei confronti dell'USB. Riteniamo che sia una cosa estremamente grave, ed è estremamente grave quello che poi ha portato praticamente a questa perquisizione, cioè una telefonata che dà indicazioni precise del fatto che all'interno di questa sede si trovino armi e indica anche il luogo, il posto esatto di dove l'arma si trovava. Praticamente i carabinieri, dopo aver fatto tutta la manfrina che hanno fatto sull'ipotesi della perquisizione in cui si è aspettato i legali, si è aspettato i parlamentari e via dicendo, poi dopo sono andato a colpo deciso all'interno del bagno pubblico, quello che viene utilizzato da tutte le persone che vengono su all'USB per i vari servizi, per le cose che svolgiamo, e hanno sollevato, diciamo, il coperchio dello sciacquone e hanno tirato da lì dentro un involucro di plastica, praticamente, che dentro si presuppone, a dire loro, che c'era una pistola. Tra l'altro loro indicano addirittura il nome a cui potrebbe appartenere la pistola, che guarda caso invece è uno dei compagni più in vista dal punto di vista delle battaglie che si svolgono in settori quale la logistica, che sono notoriamente settori dove lo scontro è pesante e praticamente le contraddizioni sono forti, e praticamente il tentativo di annullarci come organizzazione sindacale è tutti i giorni, diciamo, messo in atto nei confronti dell'USB. Pensiamo che questa cosa sia da un lato legata specificamente a questa situazione di questa vertenzialità che viene espressa tutti i giorni su questo terreno anche della logistica, ma riteniamo che il problema vero è quello lì, che si vuole praticamente mettere in un angolino l'USB, che in questo momento è l'organizzazione sindacale che sicuramente più di tutte sta provando a portare avanti una battaglia per risollevare, come dire, le condizioni dei deboli e dei lavoratori del nostro paese. Basti pensare che appunto l'iniziativa che abbiamo chiamato il giorno 22 aprile, che abbiamo definito variante operaia, è un tentativo di rimettere al centro la classe operaia, i lavoratori e tutte le fasce deboli rispetto a quello che sta avvenendo sulla questione del caro vita, il caro bolletto e la difficoltà di andare avanti, che sono le dirette conseguenze di questa questione della guerra. Perché la guerra, noi facciamo una battaglia perché finisca questa guerra, si crei una condizione di pace, si smetta con far morire la povera gente e che sta praticamente sui territori così colpiti dal bombe e tutto e via dicendo, ma perché questa guerra è anche un motivo per cui riporta all'interno dei nostri paesi, di tutta l'Europa, le contraddizioni e il problema di far vivere sempre di più un disagio alle fasce deboli del nostro paese. Quindi è questo l'elemento. Poi, se a questo aggiungiamo che lavoratori dell'USB al porto di Genova, all'aeroporto di Pisa e ovunque, se è stato possibile, si sono opposti ad essere portatori, diciamo, della questione delle armi
praticamente in Ucraina, ma unicamente per evitare che si alza il tiro in quelle situazioni e si crea ancora di più la possibilità di dare a Putin la possibilità di poter distruggere ancora di più quella popolazione se prova a reagire solamente in modo armato e non si fa qualcosa per creare un vero problema di mettere in piedi un piano di pace serio in cui l'Europa non faccia la guerra fondaia ma si ponga il problema di risolvere la contraddizione. Tra l'altro, tornando alla questione dei fatti di stamattina, appare una chiara provocazione, c'è un video che poi riportiamo magari successivamente nei commenti, in cui c'è uno dei carabinieri entrati alla sede dell'USB che dice: noi siamo qui su segnalazione di una persona con un nome e un cognome che ci ha detto di aver messo l'arma lì. Ora, diciamo, c'è anche una questione di intelligenza, ma se uno deve nascondere proprio una pistola, nasconde all'interno della sede centrale del proprio stesso sindacato? Cioè, questa è una domanda onestamente a cui va data una risposta e non si può offendere l'intelligenza di tutto e tutti. Quello che ci sembra che sia avvenuto stamattina è una chiara provocazione, nonché un'intimidazione nei confronti di un'unione sindacale di base, ma in generale nei confronti di chiunque in questa fase, che è estremamente complicata, non aderisca al indossiamo l'elmetto, non si stringa a corte insieme al governo Draghi, che invece nel paese continua a produrre conflitto. Da quello che riportava Enzo sulla questione del no all'invio delle armi, che non è soltanto declamato su un volantino, noi l'abbiamo portato domenica a Roma nel forum europeo contro la guerra, ma che sia praticato quotidianamente sui posti di lavoro, per l'appunto l'aeroporto di Pisa e il porto di Genova in primis, ma che si opponga in generale all'economia di guerra che si sta già imponendo alla nostra gente nel paese. Noi abbiamo un bisogno estremo di organizzazioni come l'Unione Sindacale di Base, come Noi di Potere al Popolo, come le altre organizzazioni e associazioni che si battono a favore della nostra gente per imporre in agenda i bisogni della nostra gente, per dare risposta a questi bisogni, cosa che invece il governo non fa. Anzi, ieri in Commissione Finanze del Senato è stato approvato un provvedimento che poi sarà portato in Senato, approvato da tutte le forze con l'astensione dei 5 Stelle, ma con l'approvazione anche di quella che dovrebbe essere l'opposizione parlamentare di Fratelli d'Italia, che elimina IVA e accisa dall'esportazione delle armi negli altri paesi dell'Unione Europea. Questo è un altro fatto gravissimo, al di là della gravità in sé, la sua gravità sta nel fatto che eliminare l'IVA può essere una proposta su cui noi ci possiamo trovare d'accordo, perché è un'imposta regressiva che colpisce i poveri più dei ricchi. Allora eliminiamo anche l'IVA, ma eliminiamola dai quelli che sono i beni e servizi che sono necessità quotidiana della nostra gente, a partire dalle bollette che invece continuano ad avere l'IVA, a continuare con il pane, la pasta, le uova, l'olio, che i cui prezzi si stanno schizzando verso l'alto. Eliminiamo l'IVA da lì. Allora, questa provocazione a me sembra tanto una provocazione per mettere a zittire un'organizzazione sindacale che fa del conflitto effettivamente l'essenza del suo DNA, e per portare la paura nel campo di quelle che sono le altre organizzazioni che cercano di fare grosso modo questo stesso tipo di lavoro sui posti di lavoro e anche fuori. Noi non ci faremo intimidire, oggi siamo qui a Napoli insieme all'Unione Sindacale di Base non solo per portare una solidarietà dall'esterno, ma per dire all'Unione Sindacale di Base che la loro lotta è la nostra lotta, e questa provocazione colpisce anche noi e la sentiamo sulla nostra pelle come se fosse accaduto in una sede qualsiasi, in una delle nostre case del popolo. Allo stesso tempo saremo alle 17 a Viale dell'Aeroporto per la conferenza stampa nazionale che terrà l'USB, e già oggi e domani in tutti i presidi dinanzi alle prefetture e le segreterie regionali che l'USB sta organizzando in tutto il paese. È una battaglia, e tra l'altro io credo che dopo quella che ci fu a novembre con l'assalto di Forza Nuova alla CGIL, che permise un'ondata di solidarietà nei confronti della CGIL, io credo che a maggior ragione in questo caso, visto che non sono dei corpi apparentemente terzi come fascisti, ma è lo Stato in prima persona che va ad attuare una repressione così forte, un'intimidazione così forte nei confronti di un'organizzazione sindacale che vanta centinaia di migliaia di aderenti, io credo che sia dovere di ogni forza politica, di altre forze sindacali, esprimere tutta la solidarietà e la vicinanza all'Unione Sindacale di Base, cosa che fino ad ora onestamente non ho assolutamente visto, e questo dimostra anche il doppio standard delle organizzazioni politiche e sindacali di questo paese. Noi comunque vi terremo aggiornati, nei commenti troverete altri link, anche pezzi di video che sono stati filmati stamattina all'interno della sede dell'USB, e vi teniamo aggiornati sulle prossime mobilitazioni.